Cervigna Val Tournanche ospita la 19esima edizione del Festival Cine Mountain. Con noi c'è Luca Bic, che è l'ideatore e l'organizzatore. Allora, una soddisfazione per essere arrivati alla 19esima edizione. Quali sono i percorsi di questa, diciamo, finale del Cine Mountain? Ma allora, la 19esima edizione percorre come sempre, ripercorre, se vuoi, le orme del passato del festival, che ovvero quello di cercare di assegnare l'Oscar dei film di montagna, ovvero il miglior film dei Grand Prix dei festival del mondo intero. Quindi abbiamo 9 Grand Premi. Tra questi 9 Grand Premi verrà appunto assegnato il Grand Prix del Festival Conseil de la Vallée, ed è questo che rende il nostro festival internazionale, oltre che essere membro e socio fondatore dell'International Alliance for Mountain Film. E poi accanto a questo concorso, diciamo, principale, ci sono le sezioni di film italiani molto interessanti, sezioni di film valdostani, e questo è il concorso cinematografico. Poi attorno a questo nucleo, diciamo, che è l'evento principale, ci sono appunto altri eventi speciali, come quello di stasera che avete qui a Bore Cervinia, quello dedicato al KL, al chilometro lanciato, tutta la sua storia che è legata a questo paese, a Bore Cervinia, e poi ancora altri eventi particolari come quello di domani, che noi abbiamo voluto dedicare al reality show del Monte Bianco, quindi a questa discussione che si è, diciamo, consumata sui social media e non su un palco, come invece succederà domani, dove appunto questi protagonisti interessati a queste polemiche, a queste discussioni che sono nate intorno al reality show e alla montagna, si confronteranno con la moderazione di Chicco Martinet. Per chiudere, vi dico solo più questo, una grande chiusura il giorno della premiazione, l'incontro con il grandissimo alpinista Chris Bonington. Possiamo dire che quest'anno è un po' un rilancio del festival, in quanto non dico c'è stato un declino, però probabilmente c'è stato un po' meno di interesse da parte delle istituzioni. Quest'anno c'è un impegno decisamente notevole, più interessante, più deciso per rilanciare forse questa edizione, che è veramente interessante. Sì, hai detto bene, sì, c'è più attenzione intorno a questa manifestazione, forse anche perché sono venuti meno alcuni eventi legati al cinema, come il Festival Noir, che appunto ha lasciato la valle. Quindi insomma il nostro festival forse rimane l'ultimo festival di cinema che viene proposto qui in questa regione, e quindi forse anche per questo motivo qui l'amministrazione comunale in primis, regionale di seguito, cerca di dare valore e di sviluppare questo progetto. È, diciamo, un festival decisamente interessante, perché voi prendete i vincitori di tutti i festival di cinema di montagna organizzati in tutto il mondo, li raggruppate qui in Valle d'Aosta, precisamente a Bore Cervinia Val Tournanche, e tra questi c'è il vincitore dei vincitori. Esatto, una sorta di Oscar dei film di montagna. È sempre stato così dalla sua nascita, da quando è nato come premio Alp Cervino, che era appunto nato insieme alla rivista Alp con il signor Dalmaviva, che aveva lanciato il festival nel 1998. È andato avanti così da allora, quindi questo premio, diciamo, si perpetua da quegli anni lì, e noi l'abbiamo voluto mantenere, è un po' il marchio di fabbrica di questo festival. Con la premiazione cala il sipario sulla 19esima edizione del Cervino Cine Mountain Film Festival. Un festival in cui la natura del suo programma e dei suoi intenti lo configurano, insieme al Festival di Trento, come la più importante realtà interamente dedicata al cinema di montagna in Italia. Presidente, un impegno per quanto riguarda il Consiglio regionale anche in queste manifestazioni. La vostra presenza cosa vuole significare? Beh, da sempre il Consiglio regionale, sin dal suo principio, ha seguito questa rassegna.
l'ha accompagnata nei suoi esordi, l'ha accompagnata nella sua crescita e quindi credo che oggi abbiamo messo l'assegnazione di un premio che si chiama Grand Prix Festival. L'assegnazione ha l'obiettivo di rimarcare l'importanza della montagna per dimostrare che ancora è una parte integrante del popolo valdostano e quindi una consacrazione della nostra identità. Ecco perché noi sosteniamo questa manifestazione, una manifestazione importantissima che ha dei valori non soltanto dal punto di vista del turismo, ma anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista dell'opera di divulgazione, dell'opera di riportare nella Val Tournanche molta attenzione, ma direi non soltanto nella Val Tournanche, nell'intera Valle d'Aosta. Bene, siamo con il sindaco Deborah Camaschella che siamo un po' alla fine di questo festival. Vorrei terminare con due sue affermazioni che diciamo ha fatto in questo periodo del Cine Mountain. E la prima che è un festival della bellezza e la seconda che è l'incontro di una comunità nella comunità. Un inno alla bellezza perché il Cervino è l'inno alla bellezza e questo è il Cervino Cine Mountain Festival. Tutte le altre montagne sono un corollario, almeno altrettanto belle, ma il re o la regina rimane il Cervino. Mentre invece una comunità nella comunità, proprio perché il Cervino è il re delle terre alte e tutte le altre comunità con montagne e quote alte entrano a casa nostra e quindi siamo una comunità nella comunità. Il film racconta il tentativo di compiere una grandissima impresa in modo privo di retorica ed eroismo, mantenendo al centro del racconto la libertà e l'amicizia che lega i protagonisti, i quali non riescono a portare a termine l'impresa, ma il film è testimonianza di un atto di responsabilità verso se stessi, verso la montagna e verso il gioco del moderno alpinismo. Of these mountains here, Bhagirathi, because of the King Bhagirath. As Hindu believe that thousands years ago, Ganga did not was in the earth. According to Hinduism, when people die and they burn the people and they have his ashes and they put into the Ganga, and man will go to heaven. So the people told to his king Bhagirath, and we want the Ganga in the earth. La stagione dei monsoni non è ancora finita. Speriamo almeno di non prendere l'acqua. Ale ale! Sono molto emozionata di ricevere un premio, di ricevere questo premio. Ringrazio ovviamente Matteo Della Bordella che è in sala per la fiducia che mi ha dato e i compagni di spedizione Luca e Giga, è la terza spedizione con loro, spero che non sarà l'ultima a questo punto. Grazie a tutti. Il film ritrae un aspetto poco visibile del mondo dello sci di pista. Lontano dagli occhi dei turisti c'è chi lavora affinché le piste siano agibili e sicure. La notte diventa un'avventura solitaria, intima e pensierosa. Poche luci squarciano il buio, illuminando la neve e i sentimenti del protagonista, in un rituale ripetitivo e monotono che diventa però pura astrazione. Chiamo a consegnare il premio un grande amico del festival, vi chiedo di applaudirlo, è il nostro Tukut d'Inverde. Andiamo a ritirare il premio Eva Touvent.
Malheureusement, je ne parle pas italien, donc je vais m'exprimer en français. Je tiens à remercier le festival. Pour moi, c'est très émouvant d'être ici, au pied de cette magnifique montagne. Et vraiment, je pense que le personnage du film serait... Enfin, je l'ai eu au téléphone encore tout à l'heure. Il a dit qu'il ne s'inquiète pas, je viendrai voir cette montagne. Et il aurait souhaité être là. Il est vraiment très touché par le fait que le film ait ce prix. Donc voilà, je remercie encore le jury, les gens qui ont sélectionné le film et bien sûr ce festival qui permet surtout à des films comme ça d'être vus par le public et c'est que je trouve important. Contaminando fatti reali e paure ataviche, il film offre una rivisitazione e un aggiornamento dell'antica paura del lupo diffusa fra le montagne, riproponendo così la vulnerabilità delle comunità isolate. Attraverso una coralità di testimonianze vive e partecipate e una fotografia espressiva che restituisce la ricchezza anche umana del territorio, il film racconta la difficile convivenza dell'uomo con la natura selvaggia. Se mi coprite la mano. Quando è il momento tu vieni e prendi le frequenze, fregatene di tutto e di tutti. Cane ha dei molari così. A 9 mesi. Notevole, eh? I denti? Perché no? Perché nessun cane ha dei molari così. A 9 mesi. Notevole, eh? Chiamo a ritirare il premio Simone Bobbio, giornalista, e a consegnare il premio l'assessore Sara Perrucchione. Il film racconta il tentativo di risolvere il grave problema ambientale dell'uso e abuso di plastica, con soluzioni originali che puntano a una nuova sensibilità della popolazione nei confronti del suo habitat, legata alle tradizioni e all'identità religiosa del paese. E vedremo cosa viene fuori. Come abbiamo mai fatto? È la prima volta che qualcuno vuole fare un mandala con l'immondizia. Probabilmente è la prima volta al mondo che viene fatta una cosa del genere. Sarà qualcosa di veramente strano. Una comunità di uomini vive espiando le proprie colpe nel corso degli anni. All'ossessione verso una libertà luminosa e impossibile, la cui immagine è però sempre presente, fa da contrappunto l'intimità sommessa e l'amore che unisce i componenti di un gruppo di lettura. La fotografia e la luce rafforzano creativamente la monotonia dei paesaggi interni sempre uguali e senza speranza, immersi nella penombra e nella esasperazione materica dei dettagli.
Poiché ogni animale parla una propria lingua, il topo non comprese le parole del gabbiano. Il gabbiano di Giuseppe Achein, chiamiamo il nostro amico partner Gioacchino Gobbi a consegnare il premio e il nostro amico Giuseppe Achein a ritirarlo. Io vorrei ringraziare solo chi mi ha dato la possibilità di fare questo film, in primis Film Commission Valle d'Aosta, e in modo particolare il suo rappresentante Stefania Riccardi, l'associazione volontari valdostani del carcere che fanno un lavoro in Valle d'Aosta di primo ordine, e l'amministrazione penitenziaria che mi ha anche dato i permessi, anche se ci ho messo 2 anni a ottenerli. Ma senza la volontà dell'amministrazione aostana difficilmente avrei avuto il permesso da Roma. Centrata sulla dimensione umana che connette il giovane protagonista al ricordo della madre alpinista tragicamente scomparsa in Himalaya e alla presenza del padre che alle imprese del figlio ha dedicato la sua vita, in un prisma complesso di multiformi motivazioni. When my mother was 6 months pregnant with me, she climbed the Eiger and off face of land. I think she had to find it a bit difficult with her butt. And yeah. I was very tired, I didn't say it was pointless to make any stupid mistakes. So. Did you find a place to pass the night? Or what did? We're all thinking of them because the British people will be so pleased. Tom Ballard, per il premio. We want Tom's father on the stage. Is it possible? No? No? You rather no? Yes. Of course. Thank you. Thank you very much. What can else can I say? Can I say thank you very much for the organisation and for the people of Zurich and for the splendid square that we're freezing in tonight. Okay. Thank you very much. We will think about eating it next year. Okay, right. Ringraziano dunque per il premio al film e per questa splendida piazza un po' fresca. The longest jump in history. Are you crazy?
Allora, chiamo a ricevere il premio il mio carissimo co-direttore Luca Bic e a consegnare il premio una persona speciale, Leo Rossi. magari Luca puoi dire perché il Leo Rossi è speciale. Dov'è lo zaino? Vabbè, il premio del pubblico è per noi molto caro, perché insomma è uno dei premi importanti. Non si farebbe un festival se non ci fosse un pubblico, quindi è assolutamente essenziale, e sono contento che sia Leo Rossi a consegnare questo premio, perché da tantissimi anni che segue il festival, dal CAI di Montebelluno. Infatti cosa c'è? Ah, il premio Alcio. Allora, questo è lo zaino che è stato dato con la seconda edizione del che allora si chiamava Alp Cervino. Questo è una, come si dice, un appuntamento che non manco, perché dalla prima edizione, a parte un paio di volte, non sono mancato, quindi penso di esserci anche la prossima, alla ventesima. Grazie Leo. Per la ventesima prevederemo un premio per Leo Rossi, perché è fedelissimo. Grazie. Arriviamo al Grand Prix des Festivals, Conseil de la Vallée. Però prima di arrivare a coronare questo, prego. Allora, un'altra menzione, volevo anche soltanto dire, se mi consente un secondo, certo. La menzione potrebbe non essere necessariamente la mancanza, no, lo dicevo a te, perché è soltanto la mancanza di una concordia, sì, ma anche il fatto che ci sono due cose da segnalare in una categoria, certo. E quindi in questo senso siamo tutti d'accordo di dare il premio e anche la menzione. Detto questo, allora, la menzione è questa: sullo sfondo delle aride montagne del Mustang, una popolazione di piccola, grande umanità vive da qualche tempo una quotidiana battaglia per sopravvivere alla miseria e all'emarginazione. Un uomo e una donna cercano una via di salvezza per se stessi, la loro emancipazione e il loro amore innocente. Ma la legge del luogo prevede che o lavori nei campi o vai in America, e non concede deroghe né redenzione alcuna. Un film a soggetto del respiro perfetto ed essenziale, segno di una cinematografia emergente dalle grandi potenzialità. Scusa, te la parani. Non capia con voi al dentro in cena. C'è domani. Un lungo viaggio attraverso decenni e continenti, guidati dalla voce di uno straripante artista e ribelle. Le avventure trovano forma attraverso animazioni immaginifiche e visionarie che si accumulano e si elidono, aprendo brecce in cui appare crudamente la realtà. Donc tu t'en vas. Anya, ne sois pas triste. À son retour, papa va t'apporter un cheval. Si tu reviens. Rappelle-toi la première.
règle de survie. Ne pas mourir, si possible. Ne pas mourir. Ils ont failli m'arrêter. Je m'en suis tiré grâce à l'un des mecs qui m'escortait. Il leur a dit que j'étais son oncle, à peine sorti des geôles communistes où j'avais perdu ma voix, à cause des tortures. L'espace d'un instant, je les ai vus en train de m'arracher la langue. Le festival con sede la Valeva alla Montagne Magique di Anca Damien, che non può essere qua, ma di cui abbiamo un contributo video. Molte grazie per questo premio inaspettato e mi dispiace non posso essere con voi stasera nel vostro bel paese. Grazie a tutti gli organizzatori del festival, la giuria e il pubblico per il loro supporto per il film La Montagne Magique. Grazie. Un applauso. Pierre Simoni. Pierre Simoni è un amico del festival, è nell'Alliance for Film Festival, è stato direttore del festival des Diablerets e è stato un personaggio molto importante che ha fatto grandi cose per la montagna nella télé suisse romande. Je peux le dire en français tout ça? Voilà, c'est vrai, je suis très attaché à votre festival. J'ai tenté dans mes possibilités même de vous aider à un moment, tu te souviens Antonio? Et je dois dire que je constate maintenant que cette organisation est devenue très adulte puisque vous atteignez vos 19 ans. Et je me réjouis de vivre avec vous les 20 ans. À bon entendeur, salut! Con Luca Bic vogliamo fare un pochino il punto, arrivati al termine di questo festival, come è andato, ha suscitato delle emozioni, diciamo che il pubblico ha gradito moltissimo ed è stato un po' l'anno del rilancio, credo, quello della 19ª edizione. Ma direi di sì, sì, è cominciato molto forte con col KL, come tu sai, che è stata una serata molto sentita perché è una serata legata al territorio, a Cervinia, quindi c'è stata una grandissima affluenza, no? La gente ha risposto ovviamente a una cosa storica come il KL qui a Cervinia e poi sullo slancio di questa, no, del KL abbiamo continuato in una proposta col concorso di film che è stata molto apprezzata, c'è stata un'ottima affluenza serale, quindi insomma siamo super soddisfatti di questo festival. Un pensierino già per la prossima edizione? E sai che i pensierini detti prima è meglio non farli, però si pensa alla prossima edizione.